Direttamente dal laboratorio, Stefano Trabucchi da Cremona. Buonasera, Stefano. Buonasera a lei, buonasera. E allora, io intanto voglio mostrare ai nostri amici, ma credo che abbiano intuito di che cosa stiamo parlando. Voglio mostrare intanto un articolo di Repubblica.it che mostra un particolarissimo, se non unico, possiamo dire unico, lo dice l'articolo, violino blu. Una cosa che ti porta in Thailandia addirittura, caro Stefano. Allora, intanto ecco, tu sei in un laboratorio. Vediamo che meraviglia, guardate amici, aspetta che ingrandisco anche, faccelo rivedere così lo mostriamo a schermo intero. Eccoci qui. Sì, questi sono tre miei violoncelli in lavorazione. Che meraviglia, ragazzi. E allora, Stefano, Sì, ecco, eccoci. raccontiamo questo episodio, questo violino blu. Sei stato contattato proprio dall'Istituto, di Musica di Bangkok. Esatto, esattamente. È una storia molto carina, interessante e unica nel suo genere, perché logicamente io i violini come questo che potete vedere li costruisco in maniera tradizionale, come nel mio stile, nello stile degli Utai di Cremona, che seguono una tradizione secolare di costruzione Sì. dei violini e delle viole, dei violoncelli. Però in questa occasione ho avuto una commissione di uno strumento particolare da questo istituto della principessa Galyani Vadhana di Bangkok, che è un istituto che è sotto il patrocinio della Casa Reale thailandese, quindi un'istituzione veramente importante in Thailandia. E questo violino perché è blu? Perché la principessa Vadhiani Galyana aveva come suo colore elettivo il blu cielo, il blu sky, e loro hanno ordinato, oltre al mio violino appunto di color blu, anche addirittura uno Steinway a coda di color blu e un clavicembalo, questo per poterli utilizzare durante i loro concerti. Che meraviglia. Stefano, io ti voglio chiedere che cosa. Ecco, quando sei stato contattato, cioè tu sei stato contattato apposta, l'hai realizzato prima o dopo, essere stato contattato? No, no, certamente prima ho Perfetto. avuto l'ordine, la Sì. commissione. E mi sono dovuto reinventare il sistema di verniciatura dello strumento, perché logicamente le nostre vernici, le mie vernici, sono vernici che rispecchiano la tradizione cremonese, quindi che vanno dal rosso bruno al rosso ambrato al marrone, come questo violino che si può vedere. E il blu era una roba totalmente fuori dalla mia immaginazione, quindi mi sono dovuto reinventare una tipologia di verniciatura apposita, perché le nostre vernici che utilizziamo sono a base di alcol oppure olio, ma comunque che tendono sempre al giallo, di base, perché nell'alcol o nell'olio si sono sciolte delle resine naturali come la gomma lacca, il mastice, il benzoino, l'ambra, eccetera. E il giallo con il blu non vanno d'accordo, vanno al verde. Quindi mi sono dovuto reinventare una verniciatura totalmente nuova che ha portato a questa colorazione di questo violino, che direi che è venuto abbastanza bene. Beh, diciamo di sì, e diciamo che anche che ne è valsa la pena. Oltre 2 mesi, leggevo qui in questo articolo di Lucia Landoni, oltre 2 mesi solo per la verniciatura, nonostante ecco, tu sia veramente da tantissimo tempo, tu svolga questa professione, è stata una vera e propria sfida che appunto ha avuto un bel lieto fine, hai portato ecco, l'Italia dell'artigianato e della musica in Thailandia e quindi diventando di fatto te stesso un protagonista, un patrimonio italiano. È stata una bella sfida questa, no? È stata veramente una bella sfida. Mi arrovellavo sul come poter verniciare questo violino in questa colorazione totalmente inedita. Quindi è stata una bella sfida, ma è stato anche comunque un orgoglio poter portare in Thailandia, al cospetto dell'attuale principessa Sirindorm, che ha presenziato al concerto col mio violino blu, presso appunto l'Istituto di Musica, e quindi è stato un onore, un orgoglio poter far sentire, far vedere e presentare il mio lavoro alla principessa thailandese. Non so se lo sapete, ma in Thailandia
oppure non è molto conosciuto. In Thailandia la casa reale è non venerata, ma di più, hanno una sorta di riconoscenza di amore verso la famiglia reale, che è una cosa che per le nostre idee, le nostre mentalità è veramente molto lontana. E quindi questo mi rende ancora più orgoglioso essere stato fatto partecipe di questo progetto ed essere stato scelto per produrre questo violino speciale. E poi ovviamente essere lì, insomma, ha dato anche un tocco in più, possiamo dirlo. Assolutamente, assolutamente, è stata apprezzata la mia presenza. Sono andato con mia moglie Franca appositamente a Bangkok per presenziare a questo concerto. C'era un cerimoniale da invidia, invidiabile per qualsiasi palazzo di governo, per qualsiasi casa reale, con una cerimonia bellissima. La cerimonia e il concerto è stato fatto per la cerimonia dei diplomi che sono stati dati appunto ai diplomati di questa scuola, con una cerimonia stile laurea, ma ancora di più, veramente con un'accuratezza nei particolari, nei fiori, nelle scritte, i colori, che veramente rispecchia l'animo e il cuore del thailandese. Allora, io guardavo su YouTube, ci sono, su internet ovviamente ci sono diversi servizi che ti riguardano. Chiaramente, io credo che appunto dal 92, quanti anni sono esattamente? Facciamo una conta, sono 28, 27 adesso, 27 anni, 27 sì, che insomma, quindi anni, sì. di esperienza ne hai maturata sicuramente tantissima e si vede anche dagli strumenti che maneggi che hai insomma realizzato e possiamo dirlo che questo è un riconoscimento. Ovviamente non è da questo poi che si vede no, sicuramente questo ti dà, come dire, una certezza in più. Essere stato scelto vuol dire che appunto il tuo lavoro lo fai con passione, lo fai bene, altrimenti insomma Certo. non si arriva, ecco, a questi traguardi. Certo, sì, infatti sono orgoglioso di questo e sì, che il mio lavoro sia stato apprezzato. Logicamente non sono arrivati a me casualmente, sono arrivati a me per vari passaggi che io ho intrapreso sul mercato thailandese, presso i violinisti e strumentisti thailandesi che apprezzano i miei strumenti. E quindi partendo da quel punto sono arrivato ad essere stato scelto per questa speciale ordinazione di questo violino blu. Allora, io controllavo anche, volevo mostrare ai nostri amici a casa anche il sito ufficiale che è trabucchi.com Perfetto. esatto, liuteria Trabucchi. Ci sono poi in home page, ecco, lo stiamo mostrando proprio in primo piano, immagini degli ultimi prodotti e ovviamente gli eventi a cui hai presenziato, molti eventi anche all'estero, Stefano, quindi diciamo la Thailandia non è stato l'unico evento che ti ha portato fuori dall'Italia. No, assolutamente. Il mercato estero per gli utai di Cremona è un mercato molto importante. I nostri strumenti sono apprezzati in tutto il mondo, ma direi in maniera particolare nel sud-est asiatico. Cosa intendo sul sud-est asiatico? Il Giappone, la Corea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Thailandia. Questo perché? Perché in quei paesi c'è una cultura dell'educazione che è molto sviluppata e è una cultura della musica molto sviluppata, che fa sì che durante gli studi normali che i ragazzi fanno nei licei viene affiancata sempre un'attività musicale di alto livello. Questo fa sì che le famiglie, con un potere d'acquisto logicamente abbastanza elevato, perché in quei paesi il livello della vita è abbastanza costoso, si possa permettere e vogliano uno strumento italiano, uno strumento cremonese. Questo ha fatto sì di portare i miei strumenti in giro per il mondo. Sono presente in tante esposizioni, tante exhibition di strumenti, tante fiere come la fiera
di Shanghai, che ormai è diventata la più importante fiera di settore musicale, la fiera di Francoforte. Non vorrei dimenticare Cremona Musica, Sì. Mondo Musica, che è un punto di riferimento in Italia per gli strumenti di alto livello di artigianato. È un appuntamento che si tiene sempre a fine settembre e inviterei gli amici che ci stanno guardando a venire a Cremona perché è una bella città, si Sì. sta bene, è una città piccola, molto vivibile e soprattutto in quel fine settimana per chi è appassionato di liuteria, strumenti, violini, musica in generale, è veramente un'effervescenza di attività, è molto molto bella. Dal tuo sito poi si vede, si evince proprio la passione con cui appunto realizzi poi i tuoi strumenti. Faremo un giro approfondito, ma io consiglio ai nostri amici a casa appunto di consultare trabucchi.com, c'è anche la pagina Facebook dedicata. C'è la pagina Facebook Liuteria Stefano Trabucchi oppure la mia pagina personale Stefano Trabucchi, in cui accettando le richieste molto volentieri posso far vedere ancora molto del mio lavoro. E anche il profilo Instagram che Sì. non ha il mio nome, però a Cremona Pattino Basso Violins. Ho preso il nome dalla città di Cremona e di questo ne sono onorato. E anche sul profilo Instagram, visto che sta andando molto bene, posto continuamente foto, video del mio lavoro e quindi si può visitare e sarei molto contento delle nuove visite al mio profilo. Dei nostri amici. Tra l'altro, ovviamente Cremona è la città all'avanguardia, la città possiamo dire patrimonio italiano appunto per questo tipo di artigianato artistico. Sì, addirittura 6 anni fa la liuteria di Cremona è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi un riconoscimento a livello mondiale, quindi non solo italiano, e è stato riconosciuto il saper fare il liutaio. Cosa vuol dire? Quella tradizione instaurata a Cremona del passaggio di tradizione fra il maestro e l'allievo, fra un padre e un figlio che continua l'attività appunto di liutaio, e quindi è stata premiata questa tradizione di conoscenza che viene passata di mano in mano alle nuove leve. E poi ovviamente possiamo dirlo tranquillamente, il violino è uno di quegli strumenti che veramente emanano musica già solo a guardarlo. Io poi lo dico, non so come si suona, ma posso dire senza tema di smentita che insomma è uno degli strumenti proprio dal suono celestiale, lo possiamo proprio È dire. bellissimo. È uno strumento che, nonostante il violino viene codificato nella sua forma attuale alla metà del Cinquecento da Andrea Amati a Cremona, e in questa forma è arrivato fino a noi. Il violinista non vuole forme particolari, modelli particolari, forme stampate. Il violinista vuole il violino così com'è, quello che vi sto facendo vedere adesso, con le sue forme classiche. E il violino è uno strumento super tradizionale, quindi a differenza di tanti altri strumenti che sono ancora in evoluzione, il violino ha raggiunto la sua maturità, ma non è una maturità che si ferma. Avanti, logicamente, seguendo le esigenze degli strumentisti, dei violinisti che appunto si adattano anche alla diversità del modo di suonare attuale. E quindi il liutaio deve seguire questo andamento delle richieste dei violinisti. Però il violino è intatto da secoli e questo è il suo bello. E questa è una cosa meravigliosa. E ricordiamo anche, Stefano, l'indirizzo dove si trova la tua liuteria. Voi siete a Cremona. Sì. Esatto, Cremona in via Bella Rocca 14, a 2 passi dal meraviglioso Museo del Violino che sta diventando il fiore all'occhiello di questa città. È un museo completamente dedicato al violino, aperto 5 anni fa, dove appunto si possono visionare le collezioni civiche degli strumenti musicali. Il comune di Cremona
durante i decenni passati ha acquistato degli strumenti, fra cui il prestigioso Stradivari, il Cremonese 1715, un esemplare magnifico del grande maestro Antonio Stradivari, in perfetto stato di conservazione, e il museo appunto raccoglie questo strumento, ma anche Guarneri, Amati, Bergonzi, gli strumenti delle famiglie più importanti della tradizione liutaria cremonese, in un bellissimo galleria dove appunto sono esposti questi strumenti. E poi il museo ha anche una parte didattica, una parte musicale e un bellissimo auditorium che viene utilizzato per i concerti. Quindi sono proprio in centro, a 1 minuto a piedi dal Museo del Violino. Senti, invece a settembre quali giorni esattamente ci hai consigliato di venire? L'ultimo weekend di settembre, adesso non so Perfetto. esattamente le date, però dovrebbe, comunque l'ultimo weekend di settembre. Perfetto. E allora, cari amici di Patrimonio Italiano TV, Stefano, io vorrei lasciarti per un attimo il microfono per un saluto. Non so se riusciamo a fare un saluto musicale ai nostri amici di Patrimonio Italiano TV. Faccio un arpeggio col mio violino. Vi saluto così e vi aspetto a Cremona nella mia bottega, anche solamente per una visita. Ricevo tantissime visite di interessati, violinisti, turisti, quindi siete i benvenuti a Cremona, in questa bella città, a scoprire il mondo della liuteria e dei violini. E allora, amici di Patrimonio Italiano TV, siamo entrati veramente nel mondo dell'arte questa sera. Questa puntata è molto artistica, molto densa di arte, e lo abbiamo fatto anche con un costruttore di arte, lo possiamo dire, con un amico che è patrimonio italiano nel mondo adesso ancora di più. E ovviamente ti ringrazio tantissimo, caro Stefano, per questo intervento. Stefano Grazie a Trabucchi. voi per l'interessamento e a presto. Grazie ancora Stefano Trabucchi da Cremona. Grazie Stefano e buona Grazie. serata. Presto.